Quella che vedete alle mie spalle è la piana di Sibari, ad alta vocazione agricola e turistica. Ospita la prima città della provincia di Cosenza, la terza della Calabria. Codice purpureo, patrimonio UNESCO, il castello monumentale di Corigliano, gli scavi di paludi, il sito archeologico di Sibari. Cercheremo di raccontarvi tutte le sfumature di una terra dalle forti potenzialità, ma spesso dimenticata. Talking, a cura di Matteo Lauria, prossimamente sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre. Amici di informazione e comunicazione, eccoci in questo nostro appuntamento con la postazione e con il mondo social. Un cordiale saluto vi giunga da informazione e comunicazione e dalle postazioni associate, quindi corigliano-calabro.it, rossano-calabro.it, Radio Calabria e Siparinet. Oggi vogliamo occuparci di questa questione che sta riguardando ovviamente il Covid, i contagi, tutta la parte che attiene anche ad un senso di responsabilità che dovrebbe investire ogni singolo cittadino. Qualcuno dice, più di uno afferma, che questa battaglia, più che battaglia, la si può qualificare come una guerra. Una guerra che chiama un po' tutti in causa. E credo che mai come in questo momento si debba dimostrare tutta quella che è la scala valoriale del sostegno, del supporto, della solidarietà umana e anche materiale, pratica. Ci sono delle situazioni che si stanno consumando in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, in cui vi è testimonianza di una condizione di solitudine di chi viene colpito dal Covid. Una sensazione di solitudine che è frutto vuoi da una organizzazione in via di assestamento, vuoi anche da una parte, da una quota parte attribuibile alla paura, ai timori e alle preoccupazioni di poter essere in qualche misura infettati e quindi rimanere contagiati. Il problema c'è, si pone, ed è qui che richiamo un po' al senso di responsabilità da parte di chi svolge ruoli pubblici nella pubblica amministrazione. Con tutte le paure, ho avuto già modo di fare riferimento in occasione del famoso giuramento di Ippocrate che riguardava il personale medico e quella parte di personale che comunque ha paura oppure non vuole magari esercitare le funzioni all'interno del polo Covid per timori, una serie di motivazioni più o meno legittime. Ho già avuto modo di soffermarmi su questo aspetto e sebbene ci possono essere momenti comprensibili da un lato, dall'altro dobbiamo cercare di affrontare questo virus con fermezza, determinazione, cercando di sostenere chi purtroppo non ha la possibilità di potersi autogestire. In questi ultimi giorni ci sono stati dei casi in cui abbiamo avuto modo di prendere atto di come sia difficile, soprattutto alcune famiglie colpite, travolte dal virus, un decesso, la moglie del deceduto in un polo Covid ricoverata distante dalla città di Corigliano Rossano, perché c'è anche un problema di rinvenimento di posti letto, come ormai è a tutti noti, figli che hanno contratto il virus e quindi magari soli in casa che restano nella solitudine. Ecco, io penso che di fronte a queste tragedie ognuno debba e possa fare l'inverosimile pur di aiutare un proprio concittadino. Questo vale per tutte le regioni d'Italia. In alcuni casi anche la pubblica amministrazione locale si è resa subito, immediatamente disponibile a supporto
quindi c'è anche una certa presa di coscienza, una certa responsabilità. Noi stiamo parlando di comunità che hanno un numero di abitanti consistente, per esempio la città di Corigliano Rossano, 80.000 abitanti. Dobbiamo anche poter capire che è difficile, no? Poter governare un processo demografico di certe dimensioni. E quindi di volta in volta dobbiamo cimentarci con esperienze molto difficili che ci chiamano come cittadini in causa. Quello che mi sento di dire in questo appuntamento di oggi è di adoperarci. Chi può lo faccia, possibilmente lo faccia in silenzio, perché la solidarietà, quella non proclamata, ma quella praticata, solitamente per un fatto anche di tatto e di sensibilità, la si dovrebbe esercitare in silenzio. E quindi chiedo un po' a tutti coloro i quali ci ascoltano da questa postazione di essere sensibili a questo tema, di potersi adoperare come la coscienza di ognuno suggerisce. Ci sono delle postazioni pubbliche a cui rivolgersi. Io credo che bisogna anche entrare in contatto con chi svolge ruoli pubblici in questa direzione di sostegno e di supporto a chi è in una condizione di solitudine e insieme cercare di aggredire questo male. Limitiamo possibilmente in questa fase, è un mio punto di vista, poi ognuno è libero di agire come meglio ritiene. Cerchiamo di limitare anche le polemiche sui social, perché in questa fase la polemica alimenta tensioni, noi non abbiamo bisogno di tensioni, o meglio di ulteriori tensioni, abbiamo bisogno di governare le tensioni, non di aumentarle. E allora il senso di responsabilità è essere pragmatici nella risoluzione dei problemi. Poi quando tutto passerà, ove mai, e mi auguro, dovesse passare, allora apriamoci pure alle polemiche social. Ma in questa fase, in questo momento, cerchiamo un po' di essere responsabili, di ridimensionare quel senso critico che pur è indice di democrazia, ma non in questa fase. Proviamo un po' a dedicare del tempo a chi ha bisogno. Credo sia giusto, soprattutto in un momento difficile, che ci chiama un po' tutti al senso della responsabilità, nessuno escluso. Grazie per averci seguito e ci ritroveremo in altre occasioni. Quella che vedete alle mie spalle è la piena di Sibari, ad alta vocazione agricola e turistica. Ospita la prima città della provincia di Cosenza, la terza della Calabria. Codice purpureo, patrimonio UNESCO, il castello monumentale di Corigliano, gli scavi di paludi, il sito archeologico di Sibari. Cercheremo di raccontarvi tutte le sfumature di una terra dalle forti potenzialità, ma spesso dimenticata. Talking a cura di Matteo Lauria, prossimamente sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre.